Qualcosa che non conosciamo ci costringe ad acquisire stili di vita che non immaginavamo di poter mai acquisire. Chi è abituato a star fuori di casa per il proprio lavoro, per le proprie attività giornaliere, è costretto a reimpostare la propria quotidianità su ciò che ha intorno, in casa o, per i più fortunati, nel proprio giardino, nei dintorni di casa propria. In questo boschetto ho tantissimi splendidi ricordi della mia infanzia, ma non solo. Ho passato qui praticamente tutta la mia vita e ogni fase di essa ha sempre qualcosa che la lega a questo boschetto. È il luogo in cui riesco a meditare, a pensare, a rilassarmi, a camminare, a sognare. Se non ci fosse questo boschetto, credo che mi sentirei quasi perso, soprattutto in una situazione come questa. Chi ha basato la propria vita sulla scoperta, sulla novità, sulla bellezza, è costretto a concentrarsi sui propri sogni, sulle frenetiche speranze che l'incredibile pandemia, di cui tutti siamo bersaglio, se non rispettiamo le regole, abbia una fine. Una Palermo silenziosa giace ai piedi della più alta montagna dei suoi dintorni, il Monte Cuccio. Sembra quasi una città in letargo, nonostante la primavera abbia ormai fatto il suo ingresso ufficiale. È una domanda su tutte, come un insistente tarlo nella mente, crea intricate gallerie di pensiero che ci spingono a chiederci quando finirà tutto ciò. Non siamo ancora tenuti a saperlo. Ma una certezza sopra ogni domanda deve darci la forza di continuare ad andare avanti a testa alta. Sì, tutto questo finirà. Ed è allora che ci accorgeremo di essere diventati più forti e di essere più assetati che mai di tornare a scoprire e a godere della novità e della bellezza che ci circonda, di cui forse in parte non ci siamo mai accorti prima.